credo un avversario che sia paragonabile alla Russia che abbiamo affrontato le stagioni precedenti. È una squadra di questo livello, tant'è che negli ultimi mondiali hanno pareggiato. Più o meno hanno lo stesso ranking che in campo europeo e quindi hanno la stessa mentalità, più o meno una squadra molto veloce, ha dei giocatori importanti che giocano in Europa e quindi è molto forte, direi molto forte. Italia con qualche variazione sul tema rispetto a quella che abbiamo visto contro la Lettonia, anche se poi l'identità di gioco immagino resterà la stessa. Sì, no, l'identità del gioco fa parte ormai del DNA di questa squadra e sempre di più dovrà esserlo. La squadra era molto giovane, adesso si è ancora di più ringiovanita. Abbiamo una rosa molto ampia, non c'è grandissima differenza tra un giocatore e l'altro nello stesso ruolo. Non dobbiamo altro che sfruttare questa situazione, solo attraverso questa intensità di cercare di colpire prima che la difesa della Bielorussia si sistemi sarà sempre la nostra arma vincente. Avete lavorato per una decina di giorni, qualcosina in meno, un poco più di una settimana al Centro Tecnico Federale di Chieti. Che indicazioni hai avuto? Come arriviamo alla partita? Questo è stato un grande stage perché veramente abbiamo sfruttato al massimo la pausa del campionato italiano e soprattutto la grandissima disponibilità dei giocatori che giocando all'estero hanno comunque avuto chiesto il permesso di venire quasi e tutti hanno fatto questi 10 giorni. È stato un lavoro che è stato all'inizio non di preparazione molto specifica per la Bielorussia perché abbiamo lavorato sui nostri principi di gioco, lavorando sui dettagli e sul miglioramento tecnico. Da un paio di giorni ci siamo invece orientati ai nostri adattamenti contro la Bielorussia e proseguiremo dopo il viaggio con allenamenti specifici. Il periodo dell'anno della partita che è un pochino inusuale forse rispetto ad altre occasioni in cui avevamo giocato le qualificazioni, si gioca a marzo. Che periodo dell'anno è per giocare una partita della nazionale? Dipende, è un periodo veramente particolare perché moltissimi giocatori sono già orientati alla prossima stagione. Chi non ha le certezze di avere la squadra la sta cercando. Altri sono concentrati nella fine del campionato, per cui è una doppia attenzione che può dire tanto sulla concentrazione. Chiaramente noi forse soffriamo meno di questa situazione perché in Italia il campionato è diverso, non essendoci playoff molti praticamente si stanno dedicando quasi esclusivamente alla nazionale, quindi per noi non è andata male.